Alessia Littarru, qui a Cagliari siamo ormai addirittura d'arrivo, però la Festa del Gusto 2017 praticamente deve fare ancora il giro di boa, perché già da domani sarete in trasferta ad Olbia. Sì, ci stiamo giustamente già organizzando insieme al nostro staff, che ho il piacere di presentarvi. Parto innanzitutto insieme a Ivan Scarpa. Yeah. Ecco qui tutta la squadra, diciamo, ci siamo al completo, manca giusto la nostra grafica Laura Sodini, però per il resto ci siamo tutti al completo. Insieme a Ivan abbiamo il piacere di presentarvi questo staff bellissimo, è veramente efficiente, non sono frasi fatte, però effettivamente vivono con noi i drammi ma anche le gioie e le soddisfazioni dell'evento, che è di tutti noi. Parto in primis da Lucia, che è la mia fidata, braccio destro, sinistro, è la mia mente quando non ci sono io, c'è lei, mia grande persona di fiducia. Lucia si occupa degli espositori, segue tutte le adesioni, verifica e seleziona delle merceologie, è un lavoro veramente importante, perché se effettivamente qua abbiamo garantito una certa scelta, è merito suo. Un altro braccio destro, una persona di grande fiducia, è Marco Muscas. Marco segue la logistica, per cui segue i rapporti con i fornitori, il nostro personale che è sul posto, insomma bisogna coordinare per le varie fasi di montaggio, smontaggio, disallestimento. Dopo lui, ma senza togliere l'importanza, i nostri ingegneri, ingegner Paolo Soraggi e ingegner Fabrizio Vincis, loro si occupano di tutte le autorizzazioni, non solo, ma anche affinché l'impianto elettrico e tutto quanto funzioni. Il nostro anche supporter, Menni, assistenza tecnica, il nostro Massimo Dallera. Completano la nostra squadra naturalmente l'intrattenimento e la musica con il nostro fonico Mauro Carboni e Roberto Gessa. Ci tengo a dire che sono, oltre dei bravissimi professionisti, sono per me anche dei cari amici, mi riporto dal mio Sulcis, ma qua diciamo che c'è parecchio anche del Sulcis, anche insomma, i ragazzi che ci hanno dato una mano sono persone di fiducia, veramente meritevoli anche di essere impegnati a lavorare con noi. Questa è la nostra squadra, questa è la squadra che ha realizzato la Festa del Gusto, che possiamo dire alla seconda edizione, che da regionale è diventata internazionale, ancora una volta ha avuto veramente dei grandi consensi. Il merito è di tutti noi, perché io, Lucia, Ivan, Paolo siamo tutti insieme. Io personalmente faccio un grazie particolare, perché se questo è successo è merito del contributo di ognuno. Ancora alcune ore qui a Cagliari, si può fare già un bilancio, ha detto positivo. Ma sicuramente fino ad oggi, senza contare la sera, parliamo di circa 150.000 persone. Perché questo? Perché l'area è molto vasta, stiamo parlando di 10.000 metri quadri, abbiamo avuto punte dove contemporaneamente c'erano 30.000 persone, essendo un'estensione di 10.000 metri quadri, per cui un'estensione così al completo genera questo, considerando i tour, le varie tornazioni nei momenti di punta che sono gli orari di cena, abbiamo registrato veramente un record di presenze importanti, ma abbiamo avuto anche delle presenze anche di qualità, perché essendo una festa di gusto che ha portato tantissimi espositori da tutte le regioni d'Italia e del mondo, comunque ha portato anche tanti turisti, per cui è stato bello vedere passeggiare tra i visitatori anche parecchi turisti. Dicevo all'inizio, non vi fermate, perché il prossimo fine settimana, però questa volta a partire da giovedì, per 4 giornate il carro, così lo possiamo definire, si trasferisce circo a Olbia. Noi lo chiamiamo il circo. Il nostro circo. Sì, a Olbia. Senza andare lontano, proprio neanche 2 minuti fa, noi siamo appena usciti dal nostro ufficio dove stiamo programmando la trasferta, che come effettivamente puoi immaginare, hai detto giustamente, è come un circo, devono partire i tir, c'è smontaggio, si calcolano i pesi, dobbiamo portare via tutti i gazebo. Bisogna portare gli espositori, fare le convocazioni, dietro una festa così, una gioia di tutti, un grande lavoro di organizzazione che
E poi dopo Olbia sarà nuovamente primavera sul Citana. Sì. Aiuto, non ci riposiamo. Ecco, aspetta, aiuto. Ignazio che non c'era. Non c'era. Sì, poi continuiamo con la primavera sul Citana. Il nostro è un tour de force, però diciamo che effettivamente la cosa buona è che ognuno di noi sa perfettamente qual è il suo ruolo, il suo lavoro, per cui siamo organizzati per gestirlo al meglio. E ci piace farlo. E ci piace farlo, ci divertiamo anche.